E poi andai lì e dal primo giorno iniziai a mangiare normalmente. I giorni successivi furono veramente come se fossi rinata. A 15 anni frequentavo la prima superiore. Nel cortile della scuola, durante una pausa, sentii dire da un ragazzo: «Guarda quella con quel sedere grosso». Sentii quelle parole e pensai: «Non voglio essere grassa, quindi devo dimagrire». Pensai a come fare e decisi di evitare ogni tipo di dolciumi. E dimagrii in una settimana tra i 7 e i 10 kg. Ero contenta. Così decisi di perdere altri chili, continuando a fare molto sport. Giocando a calcio e andando in bici, riuscii a perdere altri 3 chili nelle settimane successive. Ero arrivata a 46 chili con un'altezza di 1,63 m. Mia madre notò la perdita di peso e mi chiese perché mangiassi così poco. Le risposi solo che non avevo molta fame. Per mantenere quel peso saltavo il pranzo, la sera mangiavo poco e la mattina nulla, o magari solo uno yogurt. Lo stesso successe con il caffè latte. Prima bevevo molto volentieri il cappuccino, ma improvvisamente non mi fu più possibile per paura che il latte contenesse troppi grassi e calorie. Così iniziarono delle abitudini alimentari strane. Nei 10 anni successivi rinunciai completamente ai pasti caldi. Solo in casi estremamente rari, in cui uscivo con gli amici, mangiavo un pasto caldo. Sviluppai diverse varianti alimentari, per cui per anni mangiai solo frutta e verdura e per qualche tempo solo pane. Mi permettevo di mangiare in modo limitato e se all'inizio era solo un cambiamento nel comportamento alimentare, nel tempo diventò una costrizione interiore. Non ero più libera. Non potevo più mangiare quello che volevo. Da mattina a sera ero ossessionata dal pensiero: se mangi quello, ingrassi. Controllavo su ogni confezione quante calorie contenesse il cibo e le sommavo. In alcuni periodi mi imponevo di non mangiare più di 500 calorie al giorno e andavo avanti così. A un certo punto mi resi conto che ero malata. Col tempo sviluppai problemi mestruali. Il ciclo spariva anche per 6 mesi. E quando mangiavo qualcosa di dolce o un pasto caldo, la notte avevo una forte sudorazione. Quando nel 2018 decisi di partecipare con mia figlia a 2 settimane di escursioni per le famiglie organizzate dal circolo degli amici di Bruno Gröning, pensai a come avrei potuto fare. Sapevo che erano previsti pasti al mattino, a pranzo e a cena, ma in quel momento mi stavo alimentando solo con integratori. Stavo valutando se portarli con me. Ma poi mi rivolsi a Dio, chiedendogli di farmi capire cosa avrei potuto fare in quella situazione. Perché sapevo che in fondo non avrei voluto continuare così. Volevo essere sana, ma tutto ciò non era sano. Poi mi venne chiaramente il pensiero: devi lasciare andare e avere fiducia. Allora iniziò dentro di me un conflitto.
Sapevo che se avessi mollato avrei iniziato a mangiare normalmente. E pensavo che così facendo sarei ingrassata, sebbene non fossi mai stata grassa. Questa convinzione era ben radicata in me. Lottai dentro di me e poi mi dissi: ora lo fai. Ora confidi, credi e lasci andare. Poi dissi: ti prego, Bruno, aiutami. Aiutami a credere, io voglio credere, ma non ce la faccio. Ti prego, credi in me. Così andai alla settimana escursionistica e dal primo giorno mangiai normalmente, a colazione, a pranzo e a cena. Fu sorprendente che durante quel periodo non me ne accorsi nemmeno. Me ne resi conto solo quando mi trovai con mia figlia all'aeroporto dopo aver comprato del cioccolato. Allora pensai: cosa succede? Hai tra le mani una barretta di cioccolato, una cosa che non hai fatto per 11 anni. Io non avrei mai comprato del cioccolato. Allora mi resi conto che nei giorni precedenti avevo mangiato normalmente. Provai una grande gioia, come se mi avessero regalato una nuova vita. I giorni successivi furono come se fossi rinata. Potevo di nuovo cucinare e mangiare ciò che avevo cucinato. Negli anni precedenti non potevo più fare tutto questo. Adesso anche i miei pensieri sono sani e naturali. Non mi sento più succube di quelle compulsioni. Mi sento semplicemente libera. Ora posso essere veramente felice e sana. So cosa è sano, giusto e naturale nella mia alimentazione. Per questo sono profondamente grata.